Buongiorno a tutti, il mio nome è Paolo Di Martino, sono uno storico economico dell'Università di Torino e oggi vorrei parlare di un tema centrale, molto dibattuto nella storia economica internazionale, che è quello del cosiddetto gold standard internazionale. Intanto alcune parole di introduzione su cosa era questo sistema. Normalmente si fa riferimento all'idea del gold standard internazionale come un sistema valutario che si diffuse negli anni, nelle decadi, a partire dal 1870 fino al primo conflitto mondiale, in cui i vari paesi, con una decisione individuale, ancorarono le loro valute a un quantitativo fissato di oro, ossia tipicamente, per esempio, la sterlina inglese valeva circa 15 grammi di oro e così via. Questo valeva sia per le monete metalliche, che chiaramente contenevano fisicamente questo ammontare di metallo, ma anche per le banconote, in quanto le banconote erano liberamente convertibili in monete d'oro che appunto avevano un contenuto fisso di metallo. Come detto, questa decisione era una decisione nazionale, non c'è nessun organismo sovranazionale che dettasse le regole o guidasse questo processo, però il fatto che tendenzialmente, soprattutto le principali economie occidentali prima e poi gli altri paesi dopo, avessero preso questa decisione, di fatto stabilì un sistema, di cambi fissi tra le varie valute. Questo è facile intuire perché se, appunto, come detto, una sterlina inglese era convertibile, diciamo, 15 grammi di oro e un franco francese, supponiamo anch'esso in 15 grammi di oro, è facile stabilire un tasso di cambio pari a 1 contro 1 fra il franco francese e la sterlina britannica. Questo tasso di cambio era in realtà soggetto ad alcune oscillazioni, nel senso che le valute erano scambiabili fra di loro abbastanza liberamente al tempo, non c'erano grosse barriere, però c'erano dei costi nel compiere questa operazione. Si trattava di convertire la valuta nazionale in oro, con l'oro acquistare un'altra valuta e poi eventualmente riconvertirla nella valuta di partenza. Tutto questo aveva dei costi fino a quando, diciamo, il tasso di cambio fra le valute rimaneva all'interno di una certa banda di oscillazione, i cosiddetti punti dell'oro. Questa era un'operazione che non si poteva fare, quindi c'era un certo margine di variazione. Perché questo è importante? Questo è importante perché gli storici economici hanno associato al funzionamento di questo sistema, che diventa poi nel tempo un sistema globale, alcune caratteristiche molto positive. In particolare, gli anni che vanno, diciamo, orientativamente dal 1880 alla Prima Guerra Mondiale, sono anni di sviluppo economico piuttosto rapido nelle economie occidentali, ma non solo, caratterizzate forse questo processo, se vogliamo, guidato da una forte integrazione sia del mercato delle merci sia del mercato dei capitali. Una interpretazione abbastanza convincente, abbastanza diffusa, lega questo fenomeno proprio al fatto che esistesse questo sistema di cambi fissi. È facile intuire che un sistema di cambi fissi stabile facilita gli scambi commerciali perché importatori e esportatori possono fare dei conti piuttosto precisi sul valore delle merci che acquistano o vendono, ma anche facilita il flusso di capitali di investimenti internazionali perché un investitore, diciamo, inglese che volesse investire in Francia sapeva con molta certezza, avrebbe saputo con molta certezza quanto il rendimento dei suoi investimenti in Francia avrebbe reso in termini di sterline, stante il fatto appunto che tra le valute esisteva un sistema di cambi fissi. Ora, questa spiegazione che di fatto lega l'esistenza del gold standard a un fenomeno di rapido sviluppo e di rapida integrazione commerciale e finanziaria, si basa su un assunto piuttosto forte e su un corollario di questo assunto altrettanto forte, ossia il funzionamento del gold standard internazionale
si lega essenzialmente alla capacità dei governi del tempo di mantenere una spesa pubblica entro limiti molto stretti. Questo perché? Perché un sistema di stabilità valutaria è in qualche modo, questo dal punto di vista teorico, legato a una struttura di spesa pubblica che non sia in conflitto con questo obiettivo. Questo perché se i governi decidono di spendere molto, in qualche modo o direttamente attraverso l'emissione di più moneta o indirettamente attraverso maggiore debito pubblico, a meno che non possano fare ricorso a maggiore tassazione, in qualche modo aumenti della spesa pubblica si legano anche ad aumenti della massa monetaria, e questo fa sì che il valore della moneta in qualche modo diminuisca e fa sì che un sistema di tassi di cambio fissi sia difficile da mantenere, a meno che questi aumenti della spesa pubblica siano costanti nel tempo e gli stessi essenzialmente attraverso vari paesi. Il corollario di questo assunto teorico è essenzialmente che alcuni paesi, soprattutto paesi cosiddetti core, quindi Gran Bretagna, Francia, Germania, avessero la capacità di controllare la spesa pubblica e quindi aderire stabilmente al standard internazionale, mentre altri paesi, soprattutto i paesi periferici, per una serie di ragioni non avessero questa capacità e quindi la storia dell'aderenza dei paesi periferici al standard internazionale è una storia in qualche modo difficile se non fallimentare. Paesi come Italia, Spagna, Argentina, Impero Ottomano, eccetera, aderivano a intervalli irregolari da questo sistema, entravano e uscivano con una certa facilità e quindi indirettamente beneficiavano meno dei paesi centrali, dei paesi core, dei vantaggi presupposti di questo sistema. Quindi si tratta di una interpretazione del funzionamento di questo sistema che in qualche misura porta con sé una equazione piuttosto stabile che lega stabilità della politica fiscale a stabilità valutaria, a integrazione commerciale e finanziaria, a rapido sviluppo economico. Questa è un po' una visione un po' romantica del funzionamento dello standard internazionale, che però è poi la versione che in qualche modo è stata ripresa e in qualche modo presa anche ad esempio in periodi successivi. Vi spiego meglio, il standard internazionale di fatto viene meno con la prima guerra mondiale, i paesi abbandonano lo standard quasi tutti, con l'inizio del conflitto, questo per la necessità di un forte aumento della spesa pubblica dovuta appunto allo sforzo bellico. Negli anni successivi alla fine del conflitto, in qualche modo si sviluppa una specie di nostalgia per il periodo precedente, che ovviamente è un periodo di rapida crescita, di rapida evoluzione, dell'integrazione commerciale, finanziaria, eccetera. E quindi in qualche modo si vuol vedere nella reintroduzione del gold standard internazionale la radice di questo successo nel passato e quindi un po' la risposta a tutti i mali che invece affliggevano le economie mondiali dopo il primo conflitto mondiale. Quindi una versione molto positiva, una lettura molto positiva del funzionamento di questo sistema che viene un po' idolatrata dai policy makers degli anni 20-30, ma che ancora oggi a intervalli regolari viene un po' in superficie e in qualche modo esiste, almeno in certi circoli, ancora un po' l'idea che il gold standard sia, o un ritorno a una qualche forma di gold standard, sia la risposta un po' a tutti i mali che affliggono le economie, almeno da un punto di vista macro, quindi disoccupazione, inflazione, scarsità di integrazione commerciale, eccetera. Ora, da storici economici, credo che il nostro compito sia quello di cercare di capire quanto questa versione, così un po' idolatrata dai policy maker del funzionamento del gold standard, corrisponda effettivamente al suo reale funzionamento. Ossia, se nella storia effettivamente il gold standard internazionale abbia funzionato come si ritiene che dovesse aver dovuto funzionare.
Lo storico economico Alexander Gershenkron, uno dei padri fondatori della disciplina, usava dire che history is a messy housewife, che tradotto in italiano vuol dire che la storia in realtà è una casalinga confusionaria, indicando con questa espressione il fatto che spesso quello che si ritiene lineare, chiaro nella teoria economica, poi nella storia in realtà si esprime in maniera molto più complessa e molto più confusa. Credo che questa idea della storia come la casalinga confusionaria si applichi molto bene alle spiegazioni del reale funzionamento del gold standard internazionale, ossia di come questo sistema funzionasse nella realtà e non come cerchiamo di pensarlo noi in retrospettiva. Il primo punto da tenere in considerazione è che un rigido controllo della politica fiscale è condizione necessaria per il funzionamento del gold standard internazionale, era il portato di una condizione storica molto particolare. L'economista e storico economico Barry Eichengreen descrive molto bene questa condizione, sostenendo che non è che il gold standard internazionale di per sé co convincesse i policymaker del tempo della bontà di tenere una politica fiscale contenuta per beneficiare appunto del funzionamento del sistema, ma i policymaker del tempo operavano in condizioni molto particolari, nel senso che potevano permettersi, tra virgolette, da un punto di vista politico, di mantenere una politica fiscale molto contenuta, essenzialmente perché non c'era una forte domanda per avere una politica fiscale più espansiva. Mi spiego meglio: i governi dei paesi occidentali e poi anche del resto del mondo, forse ancora di più nel resto del mondo, nel periodo che va dal 1880 alla prima guerra mondiale, erano governi molto elitari. Si votava in pochi, scusate, il diritto al voto era essenzialmente stabilito sul censo, quindi in qualche modo, se volete, erano governi di ricchi che governavano altri ricchi. In questo contesto, diciamo che la domanda per una politica fiscale espansiva di fatto non esisteva, nel senso che le constituencies elettorali che esprimevano certi governi, tutto quello che domandavano in termini di spesa fiscale era l'esercito, un minimo di strade, trasporti, eccetera. Quindi in questo contesto era molto semplice limitare la politica fiscale, cioè mantenere le spese dei governi in linea con le entrate o addirittura in surplus rispetto alle entrate. Il contesto cambierà molto con il primo conflitto mondiale, l'ascesa dei partiti di massa, che invece rappresenteranno delle componenti politiche che domanderanno in maniera molto forte una spesa pubblica che avesse anche effetti redistributivi, quindi dalla sanità pubblica alle scuole, eccetera. Quindi sostanzialmente l'idea è che il gold standard internazionale si muovesse in un contesto di politica fiscale restrittiva, ridotta, essenzialmente perché le condizioni politiche del tempo lo permettevano. Quindi l'idea, se volete, è che non basti reintrodurre il gold standard o una forma di gold standard oggi per ottenere gli effetti che aveva al tempo, perché le condizioni storiche sono mutate. Quindi, in qualche modo, il funzionamento del gold standard è un po' un epifenomeno di una struttura di rapporti politici e economici più profonda che non può essere semplicemente riproposta poi in tempi successivi. Questo apparve già molto chiaro negli anni 30, quando, negli anni 20-30, quando si cercò appunto di reintrodurre il sistema. Un altro aspetto centrale del dibattito sul gold standard internazionale riguarda la diversa capacità di aderenza al sistema dei paesi centrali e dei paesi periferici. Abbiamo detto che una delle caratteristiche del funzionamento del sistema era appunto
una grossa asimmetria nella capacità dei vari paesi di partecipare attivamente, formalmente a questo sistema. Nel senso che, ripeto un attimo, i paesi centrali con le economie più stabili si ancorarono al gold standard in un certo periodo e sostanzialmente non lo abbandonarono più fino alla prima guerra mondiale. Le economie periferiche invece ebbero grosse difficoltà a mantenere questo contatto continuo, questa aderenza continua. Questo è un dato di fatto, la spiegazione di questo dato di fatto però può essere vista da vari punti di vista. Si può semplicemente, come a volte si tende a fare, pensare che i paesi core siano migliori per qualche motivo dei paesi periferici e migliori nel senso che sono politicamente più stabili, economicamente più avanzati, quindi in qualche modo siano più bravi e quindi riescano a ottenere risultati migliori dal punto di vista di stabilità economica e valutaria dei paesi periferici, o si può invece cominciare a pensare che forse le regole non valgono, non tutte le stesse, le regole non sono le stesse per tutti i paesi. Mi spiego meglio. Forse ricorderete ai tempi della crisi dell'euro, quando alcuni paesi paesi mediterranei, ebbero grossi problemi nel mantenimento della stabilità fiscale e valutaria. Questi paesi erano Spagna, Italia, Grecia e Portogallo, e in qualche modo nacque un po' l'idea, l'impressione, il sentimento, se volete, che questi paesi vivessero al di sopra delle proprie capacità. In qualche modo, cioè, che fosse colpa a loro di trovarsi in una situazione non compatibile con la stabilità valutaria e quindi con la loro presenza nell'euro. Forse il modo più lampante, chiaro, in cui questo sentimento venne fuori era l'acronimo usato per questi paesi. Italia, Spagna, Portogallo e Grecia hanno le iniziali di questi paesi, si possono combinare in vario modo. Non casualmente si scelse l'acronimo PIGS per definire questi paesi. Quindi, in qualche modo, se vogliamo, c'è in sottofondo l'idea che alcuni paesi siano appunto troppo golosi, non riescano a contenere la spesa fiscale perché vogliono vivere al di sopra dei propri mezzi. Questo è un po', se volete, anche il modo in cui è stata vista l'incapacità dell'aderenza dei paesi periferici al gold standard internazionale. Paesi che sono incapaci semplicemente di limitare le spese, la spesa pubblica per certa così, per problemi di corruzione, presenza di lobby, una certa tendenza, diciamo, a fare il figlio al prodigo. In realtà la storia ci racconta una versione un po' diversa, ossia che i rapporti fra paesi core e paesi periferici nel gold standard internazionale erano rapporti asimmetrici. Cosa voglio dire con questo? Quello che accadeva è che in caso di crisi finanziarie internazionali, e la finanza del tempo era globalizzata, se volete, quanto quella di oggi, in queste situazioni, dicevo, esistevano dei flussi di capitale, soprattutto investimenti a breve termine, che si muovevano rapidamente dai paesi periferici verso i paesi core. Quindi quello che accadeva è che se scoppiava una crisi finanziaria tipo internazionale, fosse a Parigi, fosse a Londra, fosse a Berlino, i paesi periferici vedevano drenare le proprie risorse finanziarie e vedevano queste risorse trasferite nei paesi core indipendentemente dal ruolo che il paese stesso aveva nella crisi. Ossia, poteva accadere che gli investitori francesi che operavano in Italia, per fare un esempio, semplicemente ritirassero i propri investimenti e li ritrasferissero verso Parigi in un momento di crisi per supportare l'economia nazionale, indipendentemente dal fatto che l'economia italiana in quel momento fosse in alcuna misura colpita dalla crisi stessa.
Quindi esistevano dei meccanismi di fluttuazione di capitali, trasferimenti di capitali che non erano simmetrici, ossia i capitali defluivano velocemente dalla periferia andando verso il centro, cosa che accadeva molto di meno nella direzione opposta. Quindi in qualche modo si può assolvere, almeno in certa misura, la periferia per la sua presunta incapacità di operare nel costante internazionale sulla base del fatto che la periferia operava con regole molto più difficili, molto più pesanti, molto più restrittive di quelle dei paesi centrali. Quindi non è che i paesi centrali, i paesi core, fossero per qualche motivo politico, economico o morale migliori della periferia, semplicemente si muovevano in un contesto di regole che le favorivano. Un terzo pilastro dell'analisi compiuta soprattutto negli ultimi decenni svela poi un altro aspetto, secondo me ancora più rilevante, del funzionamento del costante, ossia la presunta incapacità dei paesi periferici di aderire al sistema e invece la presunta capacità dei paesi centrali di aderirvi. Viene spesso analizzata in maniera molto ristretta, guardando all'aderenza formale al sistema, ossia se per legge la moneta, appunto, in questi paesi fosse o non fosse convertibile in uno standard metallico. Quello che in realtà si è scoperto negli anni è che l'aderenza al cosiddetto gold standard era spesso un'aderenza non per legge, non formale, ma sostanziale. Cioè alcuni paesi che in alcuni periodi vengono considerati come non partecipanti al sistema, in realtà vi partecipavano, ma con modalità diverse. Un caso tipico è quello dell'Italia, che soprattutto dal 1900 al primo conflitto mondiale ha una valuta estremamente stabile, ha un tasso di cambio addirittura più stabile di quello che aveva durante gli anni della partecipazione ufficiale al gold standard internazionale, ma formalmente non è nel gold standard. È un meccanismo che in inglese si chiama shadowing, cioè di seguire come un'ombra il funzionamento del sistema senza però aderirvi formalmente. Questa scelta, per esempio dell'Italia, di operare come se fosse nel gold standard internazionale, ma di fatto non essendoci formalmente, era una scelta probabilmente sensata, in qualche modo, cioè non partecipando formalmente al sistema si evitava che esistesse un tasso di cambio formale da difendere, quindi in qualche modo, come direbbero gli economisti, si offrivano meno obiettivi alla speculazione. Ma la storia in realtà è ancora più vasta di così, scavando un po' nel effettivo funzionamento del gold standard internazionale, si scopre per esempio che le regole della partecipazione al sistema erano spesso violate, cioè non l'idea che stare formalmente e formalmente in qualche modo il gold standard dipendesse essenzialmente da una politica fiscale retta è abbastanza quantomeno criticabile o comunque si può dire che sia soltanto parte di una spiegazione più complessa che prevedeva molti altri meccanismi. Per esempio, si è visto, questo soprattutto ripeto, nell'ultimo decennio circa, la ricerca ha fatto vedere come in molti paesi gli antecedenti delle moderne banche centrali intervenissero in maniera molto forte per la difesa del cambio, cosa che in teoria non avrebbero dovuto fare, non avrebbero nemmeno potuto fare, ma che in realtà facevano. Quindi, in qualche modo, possiamo dire che negli ultimi anni la visione del funzionamento del gold standard internazionale è un po' cambiata, nel senso che si è passati da un'idea del funzionamento del gold standard internazionale come una regola con delle eccezioni, e invece l'immagine che sta emergendo è sempre di più quella di un sistema di eccezioni e quindi un sistema molto più complesso, molto più sfaccettato. Un modo, se volete, una metafora per descrivere il reale funzionamento del sistema
una metafora che a me piace molto, è quella dell'orchestra e della musica, cioè esisteva una musica ufficiale a cui diciamo, i paesi si dovevano in qualche modo adeguare le regole ufficiali del sistema. In realtà poi l'obiettivo dei paesi, soprattutto dei paesi della periferia, era quello di prendere questa musica e di suonarla a un tono o a un ritmo diverso, più adeguato alle proprie capacità, alle proprie caratteristiche. Quindi direi che possiamo concludere un po' questa nostra chiacchierata, arrivare un po' a qualche punto. L'obiettivo di questa lezione, un po' tra virgolette, era quello di introdurre questo sistema valutario, monetario, che prende il nome di Gold Standard Internazionale, che si diffonde globalmente appunto fra circa 1870 e la Prima Guerra Mondiale. Abbiamo visto come questo periodo corrisponda anche a un periodo di rapida integrazione economica e finanziaria, di rapida crescita, e in qualche modo la visione un po' standard del funzionamento di questo periodo sembra indicare una corrispondenza piuttosto diretta fra la capacità di contenere la politica fiscale, la stabilità valutaria e lo sviluppo economico. Questa è la visione che in qualche modo è stata ereditata e spesso è anche un po' diffusa in circoli, spesso soprattutto in circoli non accademici. In realtà la storia economica sembra insegnarci che questa lettura sia quantomeno parziale e che vada rivista. Un punto importante è che il gold standard internazionale comunque si sviluppa in un periodo storico particolare in cui certe politiche sono più facili che in altri, soprattutto la politica di contenimento della spesa pubblica, ma la ricerca ci ha anche svelato tutta una serie di aree grigie, di aspetti più problematici del funzionamento di questo sistema che lo rendono un po' meno facile da incastonare in poche spiegazioni, soprattutto le modalità con cui molti paesi, normalmente descritti come fallimentari nel loro approccio al gold standard, modalità con cui questi paesi operavano, in realtà rivela tutto un sottobosco di strumenti, interventi, operazioni non previsti dal funzionamento teorico del gold standard, che però sembrano essere molto rilevanti. Quindi, concludendo, possiamo dire che se si cerca nella storia economica, nel funzionamento del gold standard internazionale, la riprova che il contenimento della politica fiscale va di pari passo con stabilità valutaria e crescita, diciamo si rimane delusi perché in realtà la storia economica ci dimostra che l'interazione fra queste variabili fu, almeno in questo periodo, molto più complessa e molto più varia e molto più sfaccettata di quanto si pensasse. Con questo io vi saluto e vi ringrazio. Arrivederci a tutti.